Nel girovagare nel mondo di YouTube ci siamo imbattuti in un nuovo canale molto giovane. Perché ha circa 80 video caricati, ma ha già raggiunto gli obiettivi della monetizzazione, che è già attiva dal 21 agosto. I video sono fondamentalmente incentrati su Chiara d'Alessandro e sulla coppia Giuseppolo e Serena. Ed è su questo argomento che vogliamo parlare. Noi conosciamo parte della storia, ma non abbiamo mai discusso l'argomento, anche se in determinate circostanze abbiamo accennato ai loro nomi, ma senza dire nulla di particolare. Anzi, cogliamo l'occasione per dire, per chi non se ne fosse accorto, che Chiara ha privatizzato il famoso video dove denunciava la fuga di Giuseppolo e dove lei era disperata per tale fuga. Lei, Carmen, invece, ha diversi video a riguardo ed anche molto visti. Dal nostro punto di vista, quello di parlare incessantemente del canale di Giuseppolo, non ci sembra molto apprezzabile. Giuseppe, usiamo il suo vero nome, dato che è di dominio pubblico oramai. E comunque fa parte del nome del suo canale, è un uomo che ha chiaramente un vissuto particolare. Qualcuno potrebbe dire: sì, ma se lui si mette davanti a una telecamera e rende pubbliche certe sue situazioni private, è normale che poi le persone si sentano autorizzate a parlarne. Giustissimo. Del resto, il canale di Giuseppe, per quanto ne sappiamo noi, ha attiva la monetizzazione. E quindi lui ha tutto l'interesse a pubblicare video, dato che non ha un lavoro, e avere in questo modo una fonte di guadagno. Nel video Quanto ho guadagnato con la storia di Giuseppolo Troppe Serena sono ricca, Carmen affronta una critica che le è stata fatta, in merito a lucrare sulla storia della coppia, ma in particolare di Giuseppe. Afferma che ha il canale da circa un anno, ma pensa che molti la seguono proprio grazie ai video su Giuseppe perché. Prima di parlare di lui, aveva già raggiunto le 4.000 ore di visualizzazione, ma non il numero delle iscrizioni. Dopo che ha iniziato a parlare di Giuseppe e Serena, nel giro di due mesi, ha raggiunto i 1000 iscritti in data 17 agosto. Negli ultimi 15 giorni ha pubblicato circa 7 video, di cui 5, ovviamente, su Giuseppe. Ma lei ci tiene a precisare che, le critiche su Lucrare su Giuseppe e Serena. Le rimanda al mittente, perché con un canale piccolo come il suo i guadagni sono miseri. E lo vuole anche dimostrare. Da quando è attivo la monetizzazione, Carmen dichiara, purtroppo non si vede bene, di aver guadagnato 37,72 euro. E, in una proiezione mensile, dice che andrebbe a guadagnare circa 70 euro, quindi nessun guadagno stellare. Un aiuto, un regalo per i video che fa. Quindi, niente di più. Lei dice, però, che vuole essere onesta e afferma che lei è interessata al guadagno di YouTube, ma che lei non ha iniziato a fare i video su Giuseppe e Serena, per i soldi, ma perché è una storia che l'appassiona e di cui ne vuole parlare. A questo punto noi diciamo, ma Carmen, pensi che le persone siano svampite? Sì, seria. Perché le tue affermazioni e giustificazioni fanno acqua da tutte le parti. Se tu non vuoi lucrare su Giuseppe e Serena, ma ne vuoi parlare, basta demonetizzare i video dove parli di loro, e così saresti onesta con chi ti guarda. Invece, tu vuoi lucrare su di loro, e quindi ora che hai raggiunto la soglia della monetizzazione, scommettiamo che ti darai da fare ancora di più perché, anche se sono 23 anni che lavori e sei indipendente, ti fanno comodo altri soldi. E quindi sfrutterai ancora di più la loro storia, più di prima. Voi cosa ne pensate sul suo comportamento? Siete d'accordo nel parlare di Giuseppe e Serena? Se anche noi lo facessimo, voi come reagireste? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti.